Un giorno, giorno 2, sono le 10:47. Neanche oggi sono riuscito a svegliarmi prima delle 9. E anche oggi dovrò fare i conti con la produzione che rispetto a ieri è anche un po' più grave. La regola è che per ogni minuto oltre le 9 sono una flessione. Essendo adesso le 10:37, in totale sono 60-37 minuti di 97 flessioni. Bando alle ciance. Mi fa ridere questa frase. Bando alle ciance. Non ha senso. Bando alle ciance. Bando. Mettiamo a bando cosa? Le ciance. Che sono le ciance? Vabbè, ho fatto una scoperta incredibile oggi. Abbastanza sensazionale, ma dal punto di vista tragico. Ve la vorrei raccontare, quindi statemi bene a sentire, apri le orecchie, perché è una storia. Una lacrima strappastorie. Toccherà anche voi. Non quanto ha toccato me e ciò che mi sta attorno, però probabilmente anche a voi. Mentre sorseggiavo quest'acqua trasparente, pura, altissima, purissima, trasparentissima, minerale, naturale, artificiale, anche un po' rifatta. Però qual è il discorso? Sono venuto a conoscenza di qualcosa che io fino adesso non avevo notato. Voi vi starete chiedendo come fatto a notare. L'ho notato perché inizialmente è qualcosa che non puoi non capire, non puoi non vedere, non puoi non sentire soprattutto. È intorno a te, è vicino a te. Sempre con te. Avendo scoperto questa cosa, inizialmente non ero sicuro, però poi cosa ho fatto intelligentemente, davvero detective. Ho cercato di guardarmi intorno, scoprendo in me la amara verità. Tutte le mie preoccupazioni, effettivamente, non erano priva di fondamento. In realtà ho anche le prove di quello che sto dicendo. Non sono pazzo. Però prima di mostrarvele vorrei parlarvi di ciò che ho scoperto. Non so come dirlo, non so come riassumerlo in pochi concetti facili e che non vi traumatizzino poi a tal punto da dover chiudere il video. Però puzzo. Puzza, che puzza. Inizialmente era solo l'alito che rigirava all'interno del bicchiere che io poi riannusavo e... Però poi le ascelle, che distanza sociale del coronavirus, 2 metri, leva di proprio qua, il metro di distanza dovrebbe essere le case, da Lazzi, 2-3 case di distanza, perché è qualcosa di indescrivibile, e le prove effettivamente ce le ho qui con me, vedete queste 3 banane, ieri non erano così, erano vive, gialle, erano ancora nel mezzo della loro gioventù, dolci, adesso stanno morendo, vedete queste foglie di me, che sono? Nella loro vita precedente erano menta, foglie di menta, sono gigantesche oltretutto. Cazzo. Io dovrò evitare a tutti i costi che questo stato di decomposizione che sto causando io continui, soprattutto che non vada a colpire mia moglie. Maria. A domani, ragazzi.